Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Ci concentriamo in apertura sul mondo dei trasporti. Dal 1° settembre il Ministero vorrebbe un controllore su ogni autobus che dovrà controllare, oltre ai biglietti, anche il rispetto delle misure anti-Covid. Per il presidente di TUA, Giugliante, questa sarebbe una misura irrealizzabile, insostenibile per il bilancio della società di trasporto pubblico. Giuseppe Dintino. Dal 1° settembre dovrà esserci un controllore su ogni autobus. Queste le linee guida sul trasporto inviate dal Ministero al Comitato Tecnico Scientifico e alle Regioni, in cui si prevede anche l'estensione del Green Pass per treni, aerei e navi a lunga percorrenza. A quanto si apprende, su ogni autobus dovrà esserci un dipendente della società di trasporto, atto a controllare non solo i biglietti, ma anche il rispetto delle misure anti-Covid, dalla capienza massima dell'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina. È un provvedimento irrealizzabile che non potremmo sostenere, ha dichiarato al TG6 il presidente del trasporto unico abruzzese Gianfranco Giugliante. Non è sicuramente una cosa realizzabile nel periodo breve di cui stiamo parlando e neanche da un punto di vista prospettico, ritengo. Immaginate la TUA a 800 autobus, se dovessi avere 800 controllori significherebbe spendere 40 milioni in più facendo saltare il bilancio. Oltre al fatto che, lo ripeto, le dinamiche sono diverse, perché se c'è il trasporto extraurbano con una salita e una discesa è un discorso, se poi queste regole dovessero essere ipotizzate anche per il trasporto urbano salterebbe il sistema. Ogni controllo, ogni 500 metri, quando mediamente c'è una fermata di chi scende e di chi risale, naturalmente creerebbe problemi, oltre che di natura tecnica anche di natura giuridica, perché la TUA non ha del personale che può permettersi di chiedere il Green Pass o di obbligare l'utente a mettere la mascherina, che sono evidentemente competenze che non può avere un controllore semplice che normalmente ha detto ai biglietti. Il trasporto pubblico è un nodo cruciale anche in vista della riapertura delle scuole, che in Abruzzo avverrà il 13 settembre. Per evitare che gli studenti si affollino sugli autobus, si è al lavoro su una soluzione già adottata lo scorso anno, quella degli ingressi e delle uscite in orari scaglionati. Questa è la soluzione già testata e che ha dato risultati migliori, poi dipenderà molto da quelle che sono le esigenze della scuola, perché essendo cambiate le percentuali e non essendo in questa fase previsto come il passato un forte utilizzo della didattica a distanza, queste dinamiche potrebbero cambiare. Naturalmente, per quello che riguarda il trasporto, questo può creare delle complicazioni circa l'affollamento sia all'ingresso sia per quello che riguarda gli autobus. Iniziativa in sinergia tra Teramo Calcio e ASL di Teramo per incentivare le vaccinazioni delle fasce più giovani ai ragazzi dai 12 ai 26 anni che si vaccineranno a partire da domani, 27 agosto, al 13 di settembre sarà assegnato un biglietto omaggio di tribuna per la partita della 7ª giornata del torneo di Serie C Teramo Viterbese e della 9ª giornata Teramo Gubbio. La presentazione dell'iniziativa Semi Vaccino Entro Gratis è stata anche l'occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale. Agnia Cantagalli. Presidente, un'iniziativa importante pensata con l'ASL di Teramo per promuovere, insomma, le vaccinazioni e regalare anche dei biglietti. Il fine è sicuramente quello di stimolare la diffusione della vaccinazione, perché riteniamo che, anzi siamo non convinti che con l'immunità di gregge si possa veramente sconfiggere questo coronavirus. L'iniziativa pensata dal Teramo con l'ASL locale verte appunto sul regalare due biglietti fino al 13 settembre per coloro che dai 12 ai 26 anni si vaccineranno presso gli hub della provincia teramana. Abbiamo colto anche questa occasione per poter dare uno stimolo in più ai ragazzi, gli abbiamo offerto la tribuna proprio perché insomma, riteniamo che sia un momento in cui anche la squadra di calcio della città debba fare la sua parte. Il direttore in conferenza ha parlato comunque di persone che ancora non si sottopongono alla vaccinazione e potrebbero essere un fattore di rischio per il prossimo autunno.
autunno. Il virus circa maggiormente nelle persone non vaccinate, ma il dato più significativo è un altro, è quello dei ricoverati nelle malattie infettive e quello dei pazienti di rianimazione. A Teramo noi non abbiamo nessuna terapia intensiva, abbiamo 16 ricoverati e di questi il 90% sono persone che non si sono vaccinate e che hanno una polmonite, e anche tutti quelli che a livello regionale sono in terapia intensiva sono tutte persone non vaccinate o vaccinate con una dose sola. Questo è il dato più importante e significativo, che poi il virus circola, lo sappiamo, continuerà a circolare probabilmente, però la vaccinazione ti protegge dalla polmonite e ti protegge dalla rianimazione. Sono poche attualmente le prenotazioni negli hub vaccinali della provincia di Teramo, però c'è un flusso costante quotidiano. Sì, c'è questo calo, diciamo, sulle prenotazioni a livello provinciale ma anche a livello regionale, però c'è un flusso costante sulla vaccinazione, nel senso che noi ogni giorno abbiamo sempre dalle 300 a Teramo 400-500 persone che si vengono a vaccinare spontaneamente, e di queste 400-500 la metà sono giovani, quindi il dato importante è che ci sono i giovani, e tant'è che noi abbiamo raggiunto il 100% delle vaccinazioni nella categoria 17-19 e il 71% nella categoria 12-17, quindi dati importanti, numeri importanti. Si inizia a parlare anche di terza dose in Abruzzo, come ci si muoverà? Ci sarà un'attività sicuramente di razionalizzazione degli hub, perché questo è normale, ci saranno i medici di medicina generale che dovranno vaccinare, i farmacisti che dovranno continuare a vaccinare e anche le aziende. È chiaro che noi dovremo accompagnare questa vaccinazione, stiamo lavorando insieme all'assessore Verì, che ci segue sempre molto da vicino, e insieme ai direttori generali stiamo lavorando su una nuova rete. Ieri si è tenuto il tavolo di monitoraggio sull'andamento della campagna vaccinale nella provincia di Chieti, a cui hanno partecipato il prefetto, il DG della ASL, i sindaci del territorio e il generale Pirro. Seppur i numeri delle inoculazioni sono buoni nella provincia teatina, nel Vastese si registra la più alta percentuale di persone che hanno rifiutato il vaccino. Vediamo. Il Vastese spicca nella provincia teatina per la percentuale di persone novax. È quanto emerso ieri dal tavolo voluto dal prefetto di Chieti Armando Forgione, a cui hanno partecipato le forze dell'ordine, il direttore generale della ASL Thomas Schell, i sindaci e il generale Saverio Pirro, colui che è stato delegato dal commissario Figliuolo all'attuazione della campagna vaccinale in Abruzzo. Nella provincia teatina il 72% dei cittadini ha già ricevuto la prima dose, ma nel Vastese la sacca di resistenza alle immunizzazioni sarebbe superiore al resto della provincia. Purtroppo il Vastese è saltato all'occhio del generale per l'alto tasso di rifiuto delle vaccinazioni. L'intero territorio ha percentuali di vaccinazioni molto più basse che in altre zone della nostra provincia, e questo è un dato che non possiamo accettare. Non può accettarlo chiaramente lo Stato e non lo possiamo accettare noi cittadini di questo territorio, considerato peraltro che la più forte resistenza si riscontra nelle persone tra i 30 e i 50 anni. Vacciniamoci, dice la sindaca Magnacca rivolgendosi ai suoi concittadini. A San Salvo, comune dove attualmente i positivi al Covid sono 7, il centro vaccinale rimarrà aperto fino al 3 di settembre e sono in programma due open day in cui si potrà ricevere la propria dose senza bisogno alcuno di prenotazione. Si svolgeranno la mattina del 26 e quella del 27 agosto. I vaccini stanno funzionando, non abbiate dubbi, questo l'appello del prefetto Forgione. Il vaccino sta dando i suoi frutti, più vacciniamo e meno contagi ci sono. Oggi i contagi che ci sono, forse nessuno lo dirà, mi permetto di dirlo io anche nella riservatezza dei dati, ma quelli che sono ricoverati in ospedale nel 90% non erano vaccinati, quelli che sono intubati non erano vaccinati nessuno. Ecco, quindi sia chiaro, lo voglio dire soprattutto, permettetemi di rivolgermi soprattutto a quelle persone che oggi ancora sono restie, che ancora rientrano in quella categoria di novax, anche se magari non si riconoscono come novax. Ecco, vincete questa resistenza, siate, come dire, più fiduciosi. Vaccinarsi, ve lo dice chi si è vaccinato, la sua famiglia si è vaccinato, tutti, a cominciare da i miei come dire, parenti più anziani fino ai miei figli. È un esempio che voglio dare, ma non per me stesso, lo voglio dire a tutti. Vincete questa resistenza, non c'è una ragione per cui non ci si debba vaccinare.
Cambiamo pagina, l'associazione Carrozzine Determinate contesta la realizzazione della ecospiaggia di Pescara che non sarebbe accessibile alle persone con disabilità e chiede risposte immediate al sindaco Masci. Una ecospiaggia di Pescara tutt'altro che sostenibile per i diversamente abili. Questa è la denuncia dell'associazione Carrozzine Determinate che questa mattina nel corso di un incontro con la stampa ha criticato la costruzione dello spazio dedicato alle persone più svantaggiate. Il presidente dell'associazione Claudio Ferrante ha puntato l'indice contro il sindaco di Pescara Carlo Masci chiedendone le dimissioni. Abbiamo verificato che non c'è il criterio della spiaggia accessibile, non ci sono parcheggi, non ci sono piazzoline di sosta dove il disabile può usufruire della spiaggia e poi del mare. Abbiamo giochi fruibili e inclusivi, avete visto con le vostre telecamere, uno scandalo totale, un gioco inclusivo e fruibile posizionato sulla sabbia. È assurdo e inconcepibile, hanno fatto le docce accessibili, ma poi in realtà una persona in carrozzina non può venire al mare. Quindi ci troviamo di fronte a una discriminazione punita dalla legge, ci troviamo di fronte davvero a una violazione dei diritti umani. È inconcepibile che spendere 170.000 euro di denaro pubblico possa essere finito in questo modo, ma noi ci siamo posti da subito nei confronti dell'amministrazione comunale e abbiamo detto convocateci, vi diamo tutti i consigli gratuiti, perché veramente questo sarebbe potuto essere un gioiello. Non solo non ha risposto, ma altretutto non è venuto nemmeno ad incontrarci, non ci ha convocati, e io credo che un sindaco deve dimettersi, perché un sindaco che non è in grado di ascoltare il dissenso, di incontrare le persone, i cittadini e soprattutto i cittadini disabili, penso che non possa fare il suo mestiere, evidentemente non ha capito nulla. Siamo davvero arrabbiati, non è possibile, anche perché è una vera e propria discriminazione. Il comune, ma che programmazione ha? Scusate, questa spiaggia è stata inaugurata il 1 agosto, cioè alla fine della stagione. Il comune di Pescara non ha una sola spiaggia pubblica accessibile, ma veramente veniamo presi in giro e sentiamo... Ci dà fastidio quando il primo cittadino va in giro a pubblicizzare che quest'estate è tutto meraviglioso, preciso e perfetto. Ricordiamoci che noi paghiamo gli amministratori pubblici, li paghiamo noi e quindi sono al nostro servizio. Le associazioni che occupano l'ex caserma Pierantoni a Chieti dovranno lasciare lo stabile entro il 30 novembre, poiché sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Ricevuto l'avviso dal comune, ora le associazioni chiedono altri spazi ai cittadini per poter portare avanti la loro attività. Vediamo. Allora, è arrivato un avviso di sfratto dalla nuova amministrazione, come mai? Perché ormai noi sapevamo tutti che doveva prima o dopo arrivare questo annuncio purtroppo brutto, in quanto l'università dopo un ultimo stanziamento di 900.000 euro, quindi è reale la prosecuzione dei lavori all'interno della caserma Pierantoni per realizzare uno studentato per l'università d'Annunzio. Adesso noi delle associazioni ne siamo diversi, per un totale quasi di 4.000 iscritti fra tutte le associazioni, chiediamo, come abbiamo chiesto anche in passato, la possibilità di collocarci in maniera diversa in altre strutture della città, e ce ne sono diverse. Sono un bel po' di associazioni che comunque hanno sempre dato un buon contributo, un ottimo contributo a Chieti dal punto di vista anche culturale. Chi non riconosce che le associazioni danno sempre un contributo gratuito, fra l'altro, come nel mantenimento della struttura stessa? Difatti noi qua abbiamo elettrizzato l'apertura del cancello principale a nostre spese, la vecchia amministrazione ci aveva promesso un rimborso, ma che non è arrivato, quindi vabbè, allà, non polemizziamo, noi vogliamo solo sapere una volta per tutte di che morte devono morire queste associazioni all'interno della Pierantoni. Il WWF Abruzzo ha presentato le settimane di educazione ambientale e gli incontri informativi che si terranno nella nostra regione. Il servizio.
Al via la seconda edizione della settimana dell'educazione ambientale del WWF in Abruzzo, un corso di formazione per insegnanti e operatori itinerante tra i centri di educazione ambientale WWF e le OASI presenti nel territorio regionale. Come per il 2020, la proposta dell'associazione del Panda è quella di cominciare l'anno scolastico con un momento di formazione all'insegna della natura, con tanti appuntamenti previsti dal 4 al 10 settembre prossimi. La settimana è una settimana di corsi che saranno organizzate nei centri di educazione ambientale del WWF in Abruzzo. Sarà quindi itinerante sia nei CEA che nelle nostre OASI. I temi sono molteplici e molto attuali. Molto si parlerà di cambiamento climatico, ma si parlerà anche di erosione del suolo, degli alberi, del fiume e del rapporto tra specie aliene e specie autoctone, con le testuggini in particolare. Ma la vera forza dell'educazione ambientale del WWF sta nel metodo. Da 40 anni il WWF si occupa di educazione ambientale nelle scuole e lo fa partendo da una metodologia che era già allora innovativa e lo è tuttora, cioè l'imparare facendo, i ragazzi al centro dell'azione didattica e dell'apprendimento, perché in questo modo si vogliono veicolare i concetti di rispetto e protezione della natura per fare dei ragazzi dei cittadini di adesso e del futuro che siano responsabili e attenti alla natura. Ogni estate, questa in particolare, viste le alte temperature, ci troviamo a dover fronteggiare il problema degli incendi. Va fatto un piano che assolutamente nella nostra regione va cambiato l'approccio sia nel momento degli interventi da fare, sia nel momento sia per la prevenzione, quindi anche educare i cittadini a comportamenti corretti e ad allertare in modo immediato. Si chiama Appennini for All, il progetto ideato da un giovane imprenditore di Avezzano che ha la finalità di far vivere la montagna a persone affette da disabilità. Parliamo del progetto a 360 gradi Appennini for All, che ha già visto le prime uscite, quindi ha già visto sul campo le prime esperienze. Come sono andate le prime gite fuori porta? Abbiamo iniziato 20 giorni fa, quindi siamo proprio di nuovi di zecca, però sin dall'inizio insomma c'è stata molta partecipazione e molte richieste, quindi sono molto soddisfatto di come sta iniziando il progetto la società. La mission sottesa è una sola, quella di far vivere la montagna e tutte le sue straordinarie sfumature di suoni, odori, rumori e colori alle persone con disabilità che fino a questo momento magari hanno trovato non poca difficoltà a scalare vette e salite. Grazie alla disponibilità di una Jolette e di un interprete LIS, ogni angolo, urbano e selvaggio, montano d'Abruzzo, potrà essere gustato a dovere, perché la natura può e deve essere realmente di tutti se la società che si costruisce e si edifica è veramente inclusiva. Abbiamo fatto dei tour di gruppo a Tagliacozzo, abbiamo fatto uno a Cese sul versante palentino del Monte Salviano, c'è stata tantissima partecipazione, molto molto bello. Ne abbiamo uno in programma per sabato 28 ad Aielli e in più abbiamo fatto anche un tour privato a Pescasseroli, quindi insomma, nonostante il progetto sia veramente all'inizio, c'è stata molta richiesta e molta partecipazione. Appennini for All Tour Operator Inclusive, da un progetto dell'avezzanese Mirko Cipollone, vincitore del concorso Restartup 2020, si ripropone di realizzare proprio questo, un turismo montano sempre più aperto, con spazi giusti, tempi giusti e menti giuste. E vedo che insomma ogni volta che poi si finisce un'escursione con persone con disabilità rimangono sempre molto soddisfatti, e più che altro perché si offre un'alternativa, che fino ad ora non c'è. Quindi la partecipazione si vede anche dall'emozione che hanno poi i partecipanti a fine attività, a fine escursione. La Marsica, l'Abruzzo, quali sono le prossime mete dei viaggi? Dal nome si intende proprio tutto l'Appennino, è normale che bisogna partire da un luogo che si conosce, quindi io parto dall'Appennino centrale, in particolare dall'Appennino abruzzese, ma ho già iniziato a instaurare delle collaborazioni anche in Molise e anche nelle Marche, quindi piano piano insomma ci stiamo allargando. Pagina dello sport, cessioni importanti che hanno portato a plusvalenze e a introiti nelle casse sociali. È soddisfatto dell'andamento del mercato il presidente del Teramo Franco Iachini, che intanto mette nel mirino la trasferta di sabato a Chiavari contro la Virtus Entella per la prima di campionato. Ascoltiamolo.
Presidente, sabato c'è l'esordio del Teramo sul campo della Virtus Entella contro una retrocessa dalla Serie B, quindi un impegno importante per la formazione di Guidi. Le sensazioni sue? Ma la gara è molto importante, tra l'altro è una squadra molto forte che viene con quasi tutto un rafforzamento, cioè diciamo che la rosa è quasi la stessa che ha militato in Serie B. E non ci hanno permesso di spostare la partita proprio perché vogliono avere molto tifo a disposizione, quindi sabato sera, quindi essendo una località di mare, quindi ci troveremo in un ambiente abbastanza ostico dal punto di vista della tifoseria, però credo che il nostro mister possa fare la sua sporca figura, come si dice in qualche film. Il martedì chiude il mercato, ci saranno altri regali per i tifosi del Teramo? Martedì sera lo sapremo. Se ci si muove verso i prestiti da altre squadre oppure definitivi? Vediamo. Sono tutte cose che si devono vedere, valutare sulla base di entrate e uscite, come si dice. Soddisfatto per le plusvalenze di Cianci, Santore e Diachité? Assolutamente sì, credo che insomma il Teramo Calcio non vedeva plusvalenze da una decina di anni, sicuramente di questi importi. E poi perché comunque abbiamo fatto plusvalenze, specialmente con due ragazzi che abbiamo mandato in serie superiori, insieme al mister che ha militato per noi. Quindi credo che Teramo Calcio ha lavorato molto bene lo scorso anno e quest'anno sta dando anche segnali molto importanti, perché Guidi comunque sta riscuotendo notevole successo, specialmente nell'attrattere da noi dei giocatori di grosso spessore. Contro la rovescia per il debutto in campionato anche del Pescara, sabato sera l'Adriatico contro l'Ancona Materica. Il tecnico Auteri punta molto sull'attaccante Eugenio D'Ursi, che ha già allenato a Catanzaro e Bari. L'esterno, arrivato in prestito dal Napoli, non si nasconde e afferma che l'obiettivo è la promozione in Serie B. Ed eccolo uno dei volti nuovi del Pescara, Eugenio D'Ursi, a Pescara con grandi ambizioni dopo la stagione passata a Bari. Sì, sempre con grandi ambizioni, speriamo di fare un gran campionato e di raggiungere tutti insieme l'obiettivo. Arrivi a Pescara in una piazza importante, ambiziosa come Bari, d'altronde una piazza calda che vuole riscattarsi. A voi il compito di ricaricare le pile della tifoseria biancazzurra? Sì, tocca a noi fare un gran campionato e far venire più gente allo stadio tramite i risultati. Più risultati facciamo e invogliamo tutti i tifosi del Pescara a venire allo stadio, ovviamente. Voi non vi nascondete, il Pescara d'altronde come squadra retrocessa parte con l'obiettivo di fare una stagione molto molto importante. Sì, è normale, il Pescara è una grande piazza, una grande società e l'obiettivo è quello ovviamente di andare in Serie B. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze. Arrivi a Pescara dove ritrovi Gaetano Auteri, che è stato tuo allenatore lo scorso anno a Bari e che ti ha voluto fortissimamente qui a Pescara. Sì, il mister mi conosce, l'ho avuto anche a Catanzaro, mi vuole perché mi alleno sempre bene, poi ovviamente cioè, lui vede sempre la meritocrazia, anche se lui mi conosce, se non mi alleno come Dio comanda non mi fa giocare, ovviamente è giusto così. Come hai ritrovato quest'anno Auteri rispetto all'anno scorso? No, mister, io l'ho sempre detto, nella categoria uno dei più forti secondo me. Con lui ho fatto sempre bene, poi ho grandissima stima per il mister. Sabato è già campionato, ci sarà la partita con l'Ancona, una gara da non sottovalutare assolutamente. Sì, sabato inizia la prima battaglia di una lunga guerra. Noi dobbiamo affrontare ogni partita come fosse l'ultima, una finale. Già da sabato dobbiamo far vedere come ci ha preparato il mister e dobbiamo vincere. Testa amichevole per il Notaresco, che ieri ha affrontato lo stadio Colangelo, la locale formazione del Penne che milita in eccellenza. Vittoria 3-2 per la squadra di Epifani con la rete di Valenti e la doppietta di Bana. Il tecnico rossoblu commenta così la gara e il lavoro dei suoi. Sì, abbiamo fatto dei passi in avanti, oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo interpretato bene quello che stiamo facendo.
abbiamo fatto un buon allenamento, quindi questa è la cosa più importante, continua il percorso di crescita e di avvicinamento alle date dove sono più importanti. Oggi mi è piaciuto l'intensità, il modo di stare in campo, iniziamo a fare le cose in una certa maniera, quindi sono contento. Ancora qualche giorno di ritiro e poi domenica altro test con l'Alba Adriatica. Sì, ma questo è un avvicinamento a trovare la condizione migliore, abbiamo ancora dei giocatori fuori e piano piano, oggi è rientrato Marchioni, è stato fermo una settimana, è rientrato anche Pampano che ha avuto un problemino, quindi siamo qua piano piano, recuperiamo i giocatori. Ma la cosa più importante è prendere la condizione fisica, che è la cosa, in questo momento è l'aspetto più importante, oltre al fatto che si inizia a vedere anche le trame di gioco che proviamo in allenamento, quindi questi sono gli aspetti più importanti. Poi c'è ancora tempo, ci saranno ancora dei carichi di lavoro, quindi saranno altri test di avvicinamento al campionato dove noi dobbiamo migliorare e cercare di trovare anche l'affiatamento con il compagno, perché siamo una squadra con molti giocatori nuovi e quindi dobbiamo anche trovare l'affiatamento col compagno. Cambiamo disciplina, parliamo di volley. Alcuni problemi economici avevano messo in dubbio l'iscrizione dell'Impavida Ortona, che grazie al sostegno di imprenditori locali e del nuovo main sponsor Moa Concept sarà invece regolarmente ai nastri di partenza del campionato di A2 per la 10ª stagione consecutiva. Ieri la presentazione della squadra, il servizio di Sergio Zappalorto. Direttore generale Andrea Lanci. Andrea, una faticaccia quest'anno, insomma tanta paura di non farcela, invece siamo ancora qui, come diceva la canzone. Ma sì, abbiamo messo un po' di tempo per ricostruire una situazione che sembrava perduta, però alla fine con l'aiuto di diversi imprenditori locali, noi che non abbiamo mai mollato in maniera definitiva, e qualche altro sponsor da fuori come il nostro main sponsor Moa Concept, siamo riusciti a ripartire. Si chiamerà quindi Moa Concept, non più Sieco Service, che è naturalmente la società che è stata leader per 9 anni consecutivi e più tutto il precedente, il pregresso. Ma soprattutto la rinascita dal punto di vista dell'entusiasmo, il tutto supportato anche dalla presenza del pubblico, anche se purtroppo solo per il 35%. Sì, infatti adesso stiamo valutando anche un'eventuale campagna abbonamenti, stiamo ritardando perché c'è anche l'ipotesi di non farla, per permettere a tutti comunque di acquistare i biglietti e di vedere tutte le partite dal vivo, perché lo spettacolo è veramente bello, quindi fare una campagna abbonamenti non ci sembra il caso se la situazione rimane questa. Andrea, vuoi ringraziare qualcuno in particolare per questo salvataggio in extremis, così ci tieni, oppure è stato un concorso di situazioni favorevoli che vi hanno permesso di iscrivervi al 10º anno consecutivo, che non è poco, sempre a 2? Ma sicuramente l'amministrazione comunale, che indipendentemente da quello che è successo ci è stata sempre vicina negli anni e si è spesa di più soprattutto in questo momento di emergenza. Ma poi appunto tutti gli imprenditori locali che saranno al nostro fianco e tutti i tifosi che anche oggi sono qui al nostro fianco. Noi ci auguriamo di aver allestito una squadra all'altezza della situazione e di fare una bella stagione, anche perché è il 10º anno, quindi. Cioè, vogliamo dire che l'Impavida resta Impavida al 100%. Ah sì, resta Impavida al 100%. Era questo l'ultimo servizio del TG6, servizi che avete visto in questa edizione, a breve saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Poi vi ricordo sin da ora l'appuntamento di questa sera alle 21 con la nostra trasmissione Velo, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo, in studio Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle 19 e delle 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.